Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ho appena finito di leggere Mi limitavo ad amare te di Rosella Pastorino per Feltrinelli. Romanzo favoritissimo per il premio Strega ed è un romanzo che sta vendendo veramente tanto. Diciamo che quando ero arrivato a metà avevo un'opinione molto negativa di questo romanzo. Ora che l'ho finito posso dire che le tinte sono in chiaroscuro, ma comunque non mi ha convinto. Mi aspettavo di più, onestamente. Prima di leggere questo libro ero convinto di volerci fare un video sul mio canale. Poi però arrivato a metà mi stavo annoiando così tanto che ho cambiato idea e ora che l'ho finito ho modificato un'altra volta parzialmente il mio giudizio e quindi il titolo riporta la dicitura lati positivi e lati negativi, perché in effetti ci sono dei lati positivi e dei lati negativi e ve ne parlerò in questo video. Vi dico subito che la mia esperienza di lettura non è stata positiva, perché non ho trovato una scrittura stimolante ad esclusione di qualche pagina, perché ho fatto fatica ad affezionarmi a questa storia e sostanzialmente non mi sono mai svegliato la mattina con la voglia di trovare il tempo per leggere questo libro, che ho comprato un mese fa e che ho letto molto a rilento, praticamente nei tempi morti. Questa premessa era d'obbligo, perché d'ora in poi argomenterò cercando la razionalità e provando a pesare i lati positivi e i lati negativi di un romanzo il cui bilancio è comunque negativo nella mia esperienza di lettura. Il romanzo racconta la storia di alcuni bambini che, ai tempi della guerra in Bosnia degli anni 90, vennero portati da un orfanotrofio di Sarajevo in Italia. Questo libro è ispirato a una storia vera ed è diviso in quattro parti. Ogni parte ha una scansione temporale precisa. La prima parte, intitolata 1992-1993, io l'ho trovata noiosissima, perché a dispetto di una storia molto forte, la scrittura mi è sembrata impalpabile, troppo ordinata, troppo lineare, troppo leggera per una storia così atroce. Le prime 130 pagine ho fatto fatica a leggerle. Diverse volte sono stato sul punto di abbandonare questo libro. Sono dell'idea che i libri che non ti stanno prendendo, devi lasciarli e basta. Poi però con un po' di pesantezza sono andato avanti. Le ragioni che mi hanno portato ad andare avanti sono due. Provare a capire se e come si sarebbe evoluta la scrittura della Pastorino nello scorrere di questa storia e provare anche ad andare in profondità nella caratterizzazione di questi personaggi, i quali nelle prime 130 pagine non avevano riscosso il mio interesse. Mi sono detto, questo romanzo non può essere queste prime 130 pagine. Se andrò avanti, qualcosa troverò dal punto di vista stilistico che si avvicina anche lontanamente al mio gusto. Chiarisco, in questa prima parte, secondo me, la scrittura della Pastorino è volutamente troppo elementare per la storia complessa e atroce che pretende di raccontare. Anche a causa di questo, non ho empatizzato con i personaggi e non ho legato con la storia. Perché se non ho un interesse stilistico, il mio interesse per il contenuto, per la mia formazione, il mio gusto di lettore, viene meno, praticamente non esiste. In questa prima parte, secondo me, è mancato anche il racconto introduttivo alla guerra. È mancata cioè quella parte che introduce il lettore all'interno del conflitto e in qualche modo non dico lo spiega, ma almeno lo rende cornice. Questi bambini sono i bambini di un orfanotrofio di Sarajevo. Ma se non mi racconti il conflitto, potrebbero essere i bambini di qualsiasi guerra, e le guerre, anche dal punto di vista letterario, non sono tutte uguali. E ci potrebbe essere anche il lettore che non conosce questo conflitto, neanche a grandi linee. Ma se non conosce questo conflitto, come fa ad apprezzare questa storia fino in fondo? Non dico tanto, ma almeno una pagina sarebbe servita. Oppure qualche periodo piazzato qua e là. Invece troviamo giusto qualche riferimento, spesso nel punto di vista dei bambini e qualche volta soltanto nel narratore in terza persona singolare. Ecco, anche questa secondo me è una lacuna. In questa prima parte, secondo me, è mancato anche il ritmo. Nella prima parte vengono presentati diversi personaggi, diverse storie e il ritmo quindi ci deve essere. Vuoi con la punteggiatura, vuoi con i contenuti, vuoi con il lessico, vuoi con le congiunzioni, ma il ritmo ci deve essere. Ecco, ripeto, in questa prima parte ho davvero faticato a non chiudere questo libro e a mettermi alle spalle. Fin qui ho parlato soltanto degli aspetti negativi. Poi però andando avanti alcuni aspetti negativi si sono ridimensionati, altri sono rimasti e per altri ancora invece ho trovato anche un risvolto positivo. Vi dico subito che le pagine più belle sono quelle scritte con un corsivo marcato e quindi con un carattere diverso e riconoscibile.
Lì ho trovato i contenuti più forti, scritti in una maniera che ti resta impressa. A volte queste pagine sono poesie, altre volte sembrano reperti storici, ad ogni modo hanno il giusto mix di storia e letteratura. C'è per esempio il racconto dell'abuso di una donna, scritto con il linguaggio della fiaba dei tre porcellini, che io ho trovato potentissimo. Ecco, avrei voluto un romanzo intero scritto con questa potenza. Il tempo in questo libro è fondamentale. Le quattro parti sono scandite dal tempo e c'è un crescendo nella qualità della scrittura. La prima parte, secondo me, è insufficiente. La seconda parte è almeno passabile. Le ultime due parti, invece, le ultime 130 pagine su per giù, sono di buon livello. C'è un crescendo, questo va detto, però un libro non può spiccare il volo dopo 230 pagine, mi sembra ovvio. Ci sono altri due aspetti positivi che mi è sembrato di cogliere e che vorrei condividere con voi. Il primo aspetto è questo. La scrittura cambia. Cambia il racconto della storia con il passare del tempo e quindi con il passare delle quattro parti. La prima parte, quindi, ha una scrittura elementare perché c'è il racconto dell'infanzia di questi bambini. Mentre la scrittura della quarta parte è una scrittura articolata perché c'è il racconto dell'età adulta. Questa mia interpretazione potrebbe motivare l'evoluzione di questa scrittura all'interno di questo romanzo, però è soltanto una mia interpretazione. Il secondo aspetto positivo che mi è sembrato di cogliere è la caratterizzazione dei personaggi, perché quando si arriva alla terza e quarta parte, la caratterizzazione dei personaggi diventa un punto di forza di questo romanzo. I bambini di Sarajevo ora sono uomini e donne, e il confronto resta in testa al lettore. Alcune volte il confronto è positivo, come nel caso di Danilo, altre volte invece il confronto è impietoso, come nel caso di Omar. Ma una cosa è certa, dal punto di vista narrativo, questo confronto temporale funziona. Questo è un romanzo basato sull'assenza. Sull'assenza dei genitori o addirittura della patria. E come si fa a vivere con questo fardello addosso? C'è chi riesce a essere forte, c'è invece il bambino che si perde. C'è invece chi si dimostra forte durante la guerra e poi crolla comunque. Insomma, ci sono gli strascichi e le conseguenze della guerra. Nelle pagine finali di questo romanzo viene anche saltata, giustamente secondo me, la complessità storica di una vicenda così. Ci sono diversi interrogativi. Uno fra questi è: come mai questi bambini, dopo la fine della guerra, sono rimasti in Italia e non sono tornati in Bosnia? Ecco, anche per questo motivo avrei preferito avere un resoconto storico fatto da una terza persona singolare, quindi da un narratore esterno, e non qualche pensiero lasciato al punto di vista di un bambino. Anche perché io non so se la vicenda storica è andata realmente così, oppure è stata modificata in questo libro. Chiudo questo video facendo un'ultima considerazione. Questo è il romanzo favorito per la vittoria del Premio Strega 2023. Al di là della mia personalissima opinione, non è un romanzo eccezionale. Non è un romanzo che monopolizza il premio Strega e lo vince a mani basse. Se nella cinquina entra un buon romanzo, un romanzo di qualità con una bella casa editrice alle spalle, secondo me la distanza si riduce. Sicuramente questo romanzo resta un passettino in avanti, ma la distanza si riduce e la gara è aperta. Il tempo di leggere anche gli altri romanzi e vi saprò dire di più. Ciao a tutti!